votare alla Raggi per il sindaco di Roma e mi auguro che lo faccia per i prossimi 5 anni, perché è stata eletta dalla stragrande maggioranza dei romani, quindi esprime la sua posizione, la posizione legittima del movimento. Io ho detto che sarebbe bello, di fronte a questo no, un sì da parte di Napoli e del Mediterraneo, e lo spiego. Siccome noi vogliamo costruire un Mediterraneo di pace, di solidarietà, di dialogo, di intercultura, e non più vedere le immagini di un Mediterraneo di sangue, di guerre e di conflitti, provare a candidarsi per il 2028 e quindi da qui a quella data costruire dei luoghi nel nostro sud, nel sud Europa, noi che siamo stati sempre vicini al Nord Africa e al Medio Oriente, in cui ci si può incontrare per costruire sport e cultura, sport e dialogo, giovani e sport, credo che è un messaggio molto forte. E poi dimostrare anche che si possono fare le cose con le mani pulite, e quindi non vale l'equazione olimpiadi, speculazione, corruzione, perché quasi vuole dire che loro che hanno detto no non sono in grado di garantire che le cose si possono fare con le mani pulite. Noi abbiamo dimostrato in questa città, che abbiamo sempre governato senza un euro, di fare le cose con le mani pulite, quindi siamo pronti, ed è anche bello che tantissimi altri amministratori del Mezzogiorno si siano resi disponibili. A questo punto spero che il governo nazionale e soprattutto il presidente del CONI accolga questo, affinché il Sud Italia possa diventare il principale luogo in cui costruire politiche di accoglienza, di cultura, di solidarietà, di pace e di fratellanza.